Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Oggi è finalmente il primo giorno di sole qua a Marbella. Questo video vi faccio vedere un day in the life, quindi le cose che faccio io ormai le sapete tutti: allenamento, dieta e lavoro al computer. Spero vi piaccia questo video, se è così lasciateci un like. Let's go! Allora, per prima cosa ci facciamo un po' di acqua e poi prepariamo il caffè. E quindi iniziamo con il digiuno intermittente, soprattutto adesso che sto facendo questo mini cut. Ho poche calorie, sono relativamente poche per me, sto provando a colpire intorno alle 2100 calorie. Di conseguenza quando mi sveglio la mattina ho un pochino di fame, ma provo a conservare qualche caloria e quindi spingo più là il primo passo almeno un'ora e mezza. Quindi solitamente mi sveglio, bevo acqua, bevo caffè, ci ho aggiunto un pochino di latte e un po' di dolce piccante. Questo ovviamente c'ha anche della caffeina, quindi mi dà un pochino un kick per iniziare a lavorare. Quindi bevo questo e iniziamo a lavorare. Ok ragazzi, è passata mezz'oretta e io ho finito di fare i 3 check-in con i 3 clienti che avevo da fare oggi. In realtà molti dei miei clienti facciamo il check-in di lunedì, così che poi negli altri giorni della settimana non sono obbligato a fare tutti questi check-in e a sentire come va. Questo lo faccio tutto lunedì, però oggi ne avevo comunque 3. Ci ho messo solamente una mezz'oretta a fare, a vedere le progressioni, a fare i cambiamenti ai programmi. E quindi adesso, dopo aver fatto quello, i clienti del coaching che ovviamente sono la prima priorità, passo a tutti coloro che hanno acquistato un programma personalizzato e poi passo a rispondere alle email generali che mi arrivano sulla mia email sul sito muscolavita.com. Quindi, fatto quello, passo al secondo step del lavoro. Alright, sono passate 2 ore, ho risposto ai clienti e ho anche scritto una email per chi è sulla lista prioritaria di Muscoli a Vita. Per farlo basta che andate sul sito. Se siete interessati, ho anche messo insieme un sacco di risorse gratuite, il mini corso scientifico. Diciamo che se già avete acquistato la guida scientifica allora non mi serve, ma altrimenti può essere interessante. Ora dobbiamo mangiare qualcosina perché ho fame. Andiamo nel nostro stash, come voi vedete bene. Stash Food Spring, in realtà dove stanno? Eccola, già ci sta la mia barretta proteica preferita, già lo sapete, la Cookie Dough, e col codice sconto Muscoli a Vita avete il 15% di sconto sul vostro ordine. Quindi io mi faccio una di queste, poi camminiamo e andiamo invece di qua e mi faccio anche un mandarino, vedi che abbiamo un pochino di vitamina C. Vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo abbinarci. Niente, mi sa che mi faccio solo questo. Speravo di avere un kiwi, ma non ce l'ho. Quindi sarà mandarino e barretta proteica per piccolo snack. Ok ragazzi, giunta l'ora della palestra, sono le 2:30, oggi abbiamo giornata B, mi sembra, del programma. Vi metto uno screenshot qua in questo momento, così che vedete tutti gli esercizi che vado a fare e probabilmente ci faremo qualcosa da bere con un po' di caffeina prima dell'allenamento, dato che ovviamente, come già sapete, se consumate caffeina prima dell'allenamento molto probabilmente aumenterà la performance. Non lo faccio sempre, ma in questi ultimi giorni devo dire che lo sto facendo e quindi lo faremo sicuramente. E ci vediamo in palestra. Ok raga, appena arrivati in palestra, ho già fatto i primi 2 movimenti, inizio a filmare e facciamo un piccolo voiceover. In realtà avevo programmato qualcosa di diverso per questo voiceover, volevo parlarvi dell'online coaching e di quello che faccio nei dettagli, però sappiamo tutti che è uscito un nuovo decreto, hanno chiuso le palestre, quindi
è un po', diciamo, non lo so, preferivo parlare di questo che ci può unire tutti. So che molti di voi saranno a casa in questo momento con le palestre chiuse, ci sta chi ha degli attrezzi, chi ha una home gym, chi ha un garage gym, però molti di noi invece non abbiamo niente, quindi se volete che nel prossimo video parlo di questo e magari vi do un'idea di come strutturare i vostri allenamenti a casa. Nuovamente siamo back on round 2 di manico di scopa e casse d'acqua, mi fate sapere. Io diciamo ho avuto la fortuna di, insieme a Adele, abbiamo pensato veramente alle opzioni, a quello che sarebbe potuto succedere. Lei anche doveva tornare in Italia, però vedendo diciamo l'andamento di come stavano andando le cose in Europa, nei diversi paesi, per noi è stata un pochino una scelta non facile, perché ovviamente lei poteva tornare a casa e vedere i suoi genitori e queste cose qua, ma una scelta che abbiamo, diciamo, abbiamo fatto tutti i pro e contro e abbiamo visto che molto probabilmente le cose sarebbero peggiorate, soprattutto in Italia in primis, anche in Spagna. E quindi diciamo la scelta era o di rimanere a Lussemburgo o di venire in Spagna. A Barcellona non ci sentivamo al sicuro con le palestre, quindi siamo venuti qua a Marbella, che vedete, come potete vedere, diciamo che è un po' più tutto rilassato e magari non è la cosa perfetta, però la gente è un po' più rilassata, ci sta comunque abbastanza un distanziamento tra le persone e niente, quindi ormai questa è la situazione. Quest'anno è stato un po' un anno particolare e un anno di riflessioni per tutti noi. E quindi sì, nuovo decreto Conte, chiaramente magari posso brevemente parlare di come, essendo un online coach, ovviamente questo viene ad impattare anche direttamente il mio di lavoro, perché ovviamente quando chiudono le palestre ci sono ovviamente dei clienti che magari volevano iniziare col coaching o con i programmi personalizzati e si ritrovano in una situazione dove non possono più iniziare. Diciamo che quindi è una cosa che non solo colpisce la salute, ma colpisce anche economicamente diversi settori e diverse persone, chi più e chi meno. Ed è un momento difficile, un momento dove dobbiamo comunque stare tutti insieme, secondo me, supportarci a vicenda per provare a uscirne fuori, ma dobbiamo anche considerare che sarà così fino a molto probabilmente fine anno e magari pure metà del prossimo anno. Quindi, questo è tutto. Mi dispiace per chi non ha più accesso a una palestra, ma nei prossimi video, se volete, fammi sapere nei commenti, posso fare qualcosa così che puoi continuare ad allenarti in modo efficace e scientifico anche a casa. Ok, raga, appena finito l'allenamento, avevo filmato questa clip, ma non avevo premuto record, quindi la sto rifacendo. È andato generalmente abbastanza bene, progredito praticamente su tutto, anche seated dumbbell shoulder press, ho fatto 30 kg per 6 ripetizioni, o 7 ripetizioni, comunque una in più dell'altra volta. E la cosa che volevo dire è che cambiando palestre, come ho detto nell'ultimo video, non solo cambiano i carichi, ma cambiano anche la panca, i bilancieri, cambia un pochino tutto, quindi mi sto ancora assestando. Però, keep improving, stiamo migliorando, quindi il Kaizen lo stiamo applicando. E niente, ed è andata già a casa, io adesso la raggiungo fra pochissimo. Non so se ha già iniziato a cucinare oppure no. Se non, così non fosse, cucino io, penso di farmi il pollo. Ci vediamo per il pasto post-workout. Sono entrato a casa e lei si è già messa a cucinare. Amore, dici cosa hai fatto? Ho preparato il riso saltato con soia, pollo, limone, carotine spezzettate dentro. Non mi piacciono quando sono troppo cotte e bollite, quindi le metto proprio alla fine, perché sennò diventano cotte, a me non piacciono. E voilà! Sembra buonissimo, hai detto 200 grammi di pollo più o meno. 200 grammi di petto di pollo, riso sarà forse 60 grammi. Cool. E tu invece hai fatto un'altra delle tue solite bowls? Sì, con le uova, funghi e Buono. un po' di roba. Ragazzi, io ve lo dico, se volete mangiare bene, imparare a fare i piattoni, andate a iscrivetevi sul canale di Ele, che lei fa Sì. pieno di What I Eat in a Day, Full Day Sì, ne Eating, faccio queste cose qua. spesso, però se vi annoiano, se non mi piace cucinare non fa per voi Però, forse. se volete fare queste mega bowls, canale di Ele in descrizione. Alright, io non vedo l'ora di mangiarmi sta cosa, che sembra buonissimo. E in più accanto ci mettiamo un po' di sedano, che è anche questo è buonissimo. Il sedano mi sembra tipo il watermelon, tipo l'anguria, però
delle verdure. E se avete difficoltà a mangiare verdure, io vi dico carote, sedano, secondo me sono buonissimi, pomodorini. Non c'è per forza bisogno di mangiare un sacco, cioè verdura cotta, potete anche prendere verdura cruda. Secondo me questo è buonissimo, questo piatto è buonissimo. E io mangio, noi mangiamo. Mm-hmm. Intanto stiamo anche vedendo Peaky mezzo Blinders. Episodio di Peaky Blinders, sì. Che abbiamo iniziato solo di recente. Quindi mezzo episodio, mangiamo e poi ci rimettiamo a lavorare. Oh yeah. Ragazzi, benvenuti al settimo episodio del Kaizen Podcast. Oggi parliamo di going far versus going fast, che in italiano sarebbe andare rapidi versus andare lontani. Ma prima di iniziare lasciate che vi racconti una storia. Ok ragazzi, finito di registrare il podcast e stiamo discutendo con Ele come finire questa giornata. Ci sono due opzioni. Io intanto mi sono già fatto la doccia e mi sono pre-impigiamato, come vedete qua. Meno male che mentre negli ultimi tre giorni qua a Marbella pioveva, noi siamo partiti alla fine da Lussemburgo per venire un po' più al sole, al mare qua a Marbella, sud della Spagna. Però per tre giorni abbiamo avuto solo pioggia, sembrava essere a Lussemburgo, ci è andato contro il clima. E invece oggi bellissimo sole e anche adesso alla fine, cioè, sto in pantaloncini e di questo sono veramente un sacco grato. Idealmente devo andare a fare un po' di cardio, ho 20 minuti di ergometro, solamente 20 minuti, e proverò a respirare dal naso, quindi sto facendo cardio praticamente, poi vi spiego meglio, ci stanno le zanzare, poi vi spiego meglio, però praticamente voglio fare cardio ma mantenere la respirazione aerobica e quindi mi forzo a respirare dal naso. Questa è gran parte delle mie sedute di cardio e ne sto facendo attualmente due a settimana. Ne facevo di più quando stavo a Lussemburgo, ma veramente avevo visto che stava intaccando il mio recupero e la mia forza in palestra, e quella comunque è la mia passione primaria. Io voglio diventare più forte, voglio costruire il mio fisico, quindi quello è la mia priorità. E poi dopo viene il cardio per la salute. Per questo motivo non lo faccio intenso, non lo faccio più intenso, lo faccio solo 20 minuti con respirazione dal naso, così che la mantengo aerobica, ovvero che c'è comunque un flow di ossigeno. Ok, anaerobica sarebbe respiri dalla bocca, ti affanni, magari non riesci a mandare abbastanza ossigeno nei muscoli, e quello è quello che causa alla fine acido lattico, lattacido, eccetera eccetera. Sarà un altro video in cui vi spiegherò anche quello, se volete. E quindi quella era la prima opzione. La seconda opzione, dato che c'è un bellissimo, diciamo, clima e tempo, è quella di andare a farci una passeggiata al mare con Ele. E in teoria, se facendo la passeggiata aumento i miei passi, anche quello può essere, diciamo, considerato come cardio. Quindi parlo con Ele, vediamo cosa fare. All right, ci siamo per cena stasera, facciamo una bomba. Vi presento la protein pasta di Foodspring. Questa, cioè, anche se non lavorassi con loro, la vorrei provare, perché ha il 50% di proteine, ok? Quindi, e in più vi sazia un sacco, cioè per solo metà pacchetto, cioè lo so che questo pacchetto sembra 500 grammi, invece sono 250 grammi, io me ne faccio metà pacchetto, quindi 125 grammi, che saranno la bellezza di tipo 65, 70 grammi di proteine, una roba così, tantissime proteine, quindi ve la consiglio. E ce l'abbiniamo con del tonno sotto olio di girasole, bravissimo amore, e poi la solita Solis, che è la passata migliore qua in Spagna. Questo sarà il pasto e poi ci aggiungiamo probabilmente qualche insalatina qua, oppure il sedano di nuovo, che però non traccio. Ah, e why not, ci butto insieme anche questa San Miguel 0%, è una birra e sono solo 50 calorie tutta la bottiglietta, e mi sazia e mi riempie. Quindi mi metto al lavoro e vi faccio vedere il piatto quando è finito. Oh yes. E anche per stasera ci siamo, e mi sa che avete capito
dopo oggi, che mi piace tantissimo mangiare tutte le mie cose con della salsa al pomodoro. Non lo so, trovo un'aggiunta ottima. Well, I'm gonna enjoy this. Ragazzi, io vi giuro che anche di consistenza e di sapore questa protein pasta sembra pasta. È una bomba. Buonissima. Molto 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 consigliata. Anche lei dice buonissima, molto consigliata. Mi finisco qua. E guardate chi ho messo sulla TV. I nostri amici del team 3DMJ. Alberto Nunez. Chi lo conosce? Dimmi se lo conosci nei commenti. Se conosci il team 3DMJ, sei messo bene. Ok ragazzi, la mattina seguente alla fine di ieri sera siamo andati a farci una passeggiata al mare e... però dobbiamo finire col cardio e quindi, anche se è domenica mattina, siamo venuti a fare un pochino di cardio. Mi sono messo su questo ergometro sia per le gambe che per le braccia, che è molto figo, non ho mai visto nessun altro palestra, e questo è un ottimo strumento per fare cardio a basso impatto, così che non impatta tanto col mio recupero. E praticamente farò 20 minuti qua a un'intensità moderata, provando a respirare col naso, e così che provo a non farlo intaccare appunto il mio recupero, e intanto brucio un pochino di calorie. Ci vediamo alla fine dei 20 minuti. Abbiamo appena fatto più di 20 minuti, perché avevo fatto 20 minuti ma poi volevo filmare la fine. Bruciato, stando a quello, 280 calorie, che è più o meno quello che provo sempre a puntare, bruciare tra le 250 e le 300 calorie quando fate una seduta di cardio. Non mi sono mai fermato, ci sta, e è ottimo fare qualcosa a basso impatto appunto per non impattare il recupero degli allenamenti, che comunque rimane la mia prima priorità. E niente, questo è il video di oggi, che ho fatto un po' vedere un day in the life di un online coach, e vedremo un po' nei prossimi giorni. Presumo che dovrò fare un sacco di programmi per casa, dato che molto probabilmente chiudono le palestre in Italia, che non è il massimo, e noi ci mettiamo al lavoro a fare programmi per casa, perché quando conoscere tutte le basi scientifiche, vero amore? Puoi fare più o meno un programma. Certo. Con qualsiasi attrezzo hai, puoi fare qualcosa di stimolante per l'ipertrofia. Questo è tutto, io spero che ti sia piaciuto. Se è così, lasciaci un bel like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!